Sud, protagonista adesso naturalmente di tanta attenzione da parte del cinema nello specifico. Che cosa sta cambiando? Ma sta cambiando che forse le persone come me, altri che sono nati al Sud, che poi sono andati via, hanno fatto un percorso, una strada, come dire, cominciano a ripensare di ripartire da dove tutto è cominciato, prendendone forse la parte migliore, no? Cioè forse l'idea di ritornare sulle tracce dei padri, no? E ripercorrere, perché probabilmente lì c'era qualcosa di così bello, di così positivo, che è ora di raccontarlo e soprattutto di far esistere questo sud migliore, come dico io, che appunto è per me il sud di mio padre, farlo esistere e farlo conoscere, perché purtroppo, no, continua a esserci una disattenzione sul sud pazzesca. Una produzione che parla naturalmente con quale linguaggio? Ma parla col linguaggio del cinema, parla col linguaggio delle immagini, parla con l'idea di far conoscere, di far esistere, no? Ho fatto un film che si chiama Aspromonte, la terra degli ultimi, e dove, come dire, l'idea è che c'è bisogno di una strada, bisogna percorrere una strada per ottenere diritti, per ottenere possibilità di esistere, ma questo meccanismo esistere con i giusti diritti, come dire, può essere vincente. Il cinema si è aperto ai giovani? Ma il cinema è sempre dei giovani, in realtà, no? Non è che ha bisogno di aprirsi, sembra che sempre sia finito e poi invece ricomincia sempre, tutti hanno voglia di stare nel cinema, vedere il cinema, quindi sarà eterno il cinema. Viva la Sicilia! Viva la Sicilia, certo, che oltretutto ci ha regalato grande cinema.